Macerati organici Svapoweb, oggi ne proviamo due. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un mio nuovo video. Io sono il recensore dello Svapo e oggi vi presento due macerati organici Svapoweb. I due organici che recensirò oggi sono il Barley e il Latakia. Partiamo subito col dire che il liquido si presenta in una chiavi da 60 ml con all'interno 20 ml di prodotto scomposto, al quale noi aggiungeremo 30 ml di glicerina vegetale per ottenere 50 ml di prodotto finito e, se lo desideriamo, possiamo aggiungere la nicotina. Da non dimenticare che anche in base ad alcuni mix si possono alternare più boccette di nicotina e meno di glicerina vegetale per ottenere il risultato di nicotina totale che vogliamo ottenere nel liquido stesso. Per cui l'Latakia fire cured, quindi un tabacco curato a fuoco con varie sfumature legnose, essendo un liquido organico e non un liquido sintetico, sporca maggiormente le resistenze, quindi è consigliabile utilizzarlo su sistemi rigenerabili. Nonostante tutto, io oggi vado a provarlo sulla MS Sensis. Adesso passiamo alla prova di svapo. Al palato sento delle note davvero molto forti, quasi di legno bruciato. Questa speziatura, questa aromatizzazione del legno bruciato donano al tabacco Latakia una nota molto forte e molto incisiva. Penso che sia un liquido ideale a chi cerca un sapore determinato e forte. Ma non perdiamoci in chiacchiere, adesso andiamo a provare il Barley, un tabacco air cured, quindi essiccato alla classica maniera, senza alcun affumicatore, con delle note più dolci e morbide. In questo caso ho cambiato atomizzatore, lo svaperò sul Nautilus GT e sulla Sandbox. Questo invece è uno di quei tabacchi che a me fa impazzire perché è un tabacco morbido, leggero. Per me un all day è quel tipo di liquido consigliato a chi magari cerca un tabaccoso da svapare tutto il giorno che non sia invasivo al palato e che allo stesso tempo non crei assuefazione. Riuscirei a svapare il Barley per giorni e giorni. E voi? Siete di Latakia o di Barley? Se il video vi è piaciuto, vi prego di lasciare un like, di scrivere qui sotto nei commenti cosa ne pensate se li avete provati. Ed infine vi voglio invitare ad iscrivervi al canale in maniera da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video e sulle prossime recensioni. Vi lascio qui sotto in descrizione il link dove poterli acquistare. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi!